Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme la marmellata di albicocche, una delle marmellate più amate di sempre. Vedremo insieme come realizzarla al meglio, come renderla super profumata e come conservarla a lungo, così da averla a disposizione proprio tutto l'anno. Quindi dai, iniziamo a prepararla insieme. Iniziamo la preparazione partendo dalle albicocche che dovremo denocciolare. Faremo un taglio intorno e con un movimento circolare divideremo l'albicocca in due, così da togliere più facilmente il nocciolo centrale. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere like a questo video se vi piace e di attivare le notifiche per non perdere le prossime ricette. Le albicocche andranno quindi ridotte in pezzi più piccoli. Aggiungeremo ora lo zucchero semolato, ed il succo di un limone. Mescoliamo quindi con un cucchiaio. Ottenuto un composto omogeneo, copriamo con della pellicola trasparente e facciamo riposare in frigorifero per almeno 12 ore. Dopo il tempo di macerazione, le albicocche rilasceranno il loro succo. Trasferiamo quindi il composto così ottenuto all'interno di una pentola ben capiente e iniziamo a cuocere a fiamma media mescolando continuamente. Faremo proseguire la cottura per circa 30 minuti. A questo punto le albicocche si saranno ben cotte e avremo ottenuto questa consistenza, per cui potremo frullare tutto con un frullatore ad immersione. Deciderete se frullare fino ad ottenere una marmellata ben liscia o se lasciare delle parti in pezzi. Aggiungiamo ora 2 cucchiaini di estratto di vaniglia . Mescoliamo con un cucchiaio e facciamo proseguire la cottura per altri 10 minuti circa, o comunque fino a quando avremo ottenuto questa consistenza, una marmellata ben densa. Trasferiamo quindi la marmellata ancora ben calda all'interno di barattoli precedentemente sterilizzati e chiudiamo con i coperchi, anche questi già sterilizzati. Mettiamo quindi i barattoli così ottenuti all'interno di una pentola. Copriamo completamente con dell'acqua e facciamo bollire per altri 20 minuti. In questo modo la nostra marmellata si conserverà più a lungo. Ed eccola qui, la nostra marmellata di albicocche. Bellissima, colorata, ma soprattutto profumatissima e davvero super super buona. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.